Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video tag dedicato al Natale. Ne avevo già fatto uno un po' di tempo fa, lo trovate nelle schede e adesso sono qui a farne un altro perché comunque a me i video tag sul Natale piacciono tantissimo. Si intitola Il tuo Natale, è stato ideato da Sole di Sicilia. Io sono stata invitata ufficialmente a fare questo tag da Riccardo del canale True Colors, ma in realtà quando lui mi ha taggata io avevo già deciso di fare questo tag perché l'avevo visto sul canale di Melania Costantino, infatti avevo detto anche a lei che l'avrei fatto. Quindi io vi lascio tutti e tre i link di tutti e tre i canali in descrizione. Ma mi fermerei con le premesse e partiamo subito con la prima domanda. Cosa significa per te il Natale? Il Natale per me significa famiglia. Prima di tutto famiglia, l'ho sempre passato con la mia famiglia ed è un momento in cui stare insieme, quindi stare un po' in raccoglimento, scambiarsi abbracci, baci, parole d'affetto. Ovviamente queste cose si possono fare anche al di fuori del periodo natalizio, ovvio. Però comunque il Natale sarà che c'è l'atmosfera un po' particolare, ci sono i regali, ci sono una serie di cose, quindi c'è molto più raccoglimento in quei giorni. E quindi prima di tutto famiglia. Però il Natale per me è anche una festa religiosa. Infatti io col mio compagno il 24 vado sempre a messa. Di solito andiamo da soli il pomeriggio del 24, quindi non a mezzanotte. Andiamo in quel momento perché c'è meno gente, perché è proprio un momento di raccoglimento, un momento tutto nostro in cui decidiamo di raccoglierci un po' nei pensieri che sono poi quelli delle cose importanti, perché lasciamo da parte tutte quelle cose quotidiane che a volte sono anche un po' superflue, le mettiamo appunto da una parte e in quel momento lì, lo dedichiamo proprio a riflettere un po' sulle cose che contano davvero e quindi andiamo a messa insieme, abbiamo un po' questa tradizione. E quindi diciamo che il Natale per me è un po' questo, famiglia, raccoglimento e anche momento di introspezione, momento religioso. Poi, qual è stato il primo regalo che ricordi di aver ricevuto? Dunque, sicuramente quello che vi sto per dire non è il primo regalo che ho ricevuto, perché io ne ho ricevuti tantissimi regali nella mia vita, però il primo che io ricordo è un astuccio bianco e rosa, enorme, perché una volta aperto era largo così, era veramente enorme. C'erano dentro tutte le matite colorate, i pennarelli, la gomma, le matite, quelle diciamo classiche per disegnare, c'era il righello, c'erano veramente tantissime cose in quell'astuccio. Mi piaceva tantissimo ed era appunto bianco e rosa, aveva questo sfondo bianco con dei fiorellini rosa, mi sembra che fossero fiorellini. Comunque mi piaceva veramente tantissimo ed è il primo che io ricordo. So che me l'avevano fatto i miei genitori, non ricordo l'età precisa, però come primo regalo che mi viene in mente c'è quello. Poi, è il primo che hai fatto tu? Ecco, io questo non lo ricordo. Non mi ricordo se quando ero piccola ho fatto qualche regalo particolare. Se l'ho fatto, sicuramente non l'ho fatto da sola, perché se ero piccola mi sarò fatta aiutare da qualcuno, però non riesco assolutamente a ricordarlo. Quello che io so è che quando ero piccola avevo un po' l'abitudine di prendere delle cose che erano dentro casa, quindi degli oggetti qualsiasi, li fasciavo e poi li portavo ai miei genitori come se fosse un regalo. Però in realtà quella era una cosa che facevo un po' così anche per giocare. Ma il primo regalo vero e ufficiale io sinceramente non lo ricordo. So che avevo regalato un anno a mio zio un libro di ricette di cucina cinese perché a lui piaceva la cucina cinese e io gli avevo regalato appunto questo libro di ricette, però non ero una bambina perché mi ricordo comunque che ero andata a comprarlo, lo avevo scelto, quindi credo, non so, forse avevo 15 anni, 16 anni, ero molto giovane ma non ero proprio una bambina piccola, diciamo. Io poi più di questo non riesco proprio a ricordare. Poi, il tuo addobbo natalizio preferito? Ce l'ho qua il mio addobbo, eccolo qui. Questo è il mio preferito. È un Babbo Natale che ha questo cappello, ha il campanellino, poi ha questa lavagnetta di legno con scritto Merry Christmas che rimane un po' coperta dalla sua barba, c'è questa decorazione con le pigne, ha le gambe, le scarpe, è veramente bellissimo, è lungo quindi non riesco neanche a farvelo vedere intero, ecco forse così lo vedete, io lo tengo appeso alla porta ed è in assoluto il mio addobbo natalizio preferito, questo qua. Poi prossima domanda,
Albero o presepe? Entrambi. Io faccio sia l'albero che il presepe. Adesso ho una casa molto piccola, quindi il presepe è piccolino, c'è cioè la capanna, giusto le statuine principali e basta, lo tengo sotto l'albero perché non ho spazio. Poi in realtà ho anche un presepe più grosso che era di mio nonno, che è uno di quei presepi in blocco, quindi quelli già fatti con le statuine già attaccate, con la capanna già posizionata. Quello è un pochino più grande, quindi a volte lo metto, a volte no, perché comunque avendo la casa così piccola è un po' problematica la cosa. Però quando abitavo con i miei genitori facevamo un presepe enorme. Quando ero piccola avevamo un mobile che era abbastanza lungo sul quale andavamo a mettere il presepe. Avevamo tutte le statuine di tutti i tipi. Con mia mamma avevo fatto delle casette di das, in realtà le aveva fatte più mia mamma che io, vabbè, comunque insomma le avevamo fatte insieme, diciamo. Avevamo fatto queste casette di das, avevamo fatto il ponte, la fontana, il castello con la torre, quindi veramente un sacco di cose da mettere nel presepe, erano venute veramente carine perché mia mamma poi è molto brava a livello artistico, quindi aveva fatto proprio un bel lavoro. Mettevamo uno sfondo che andava a rappresentare un paesaggio col cielo stellato, la stella cometa, quindi veramente un bellissimo sfondo. E poi andavamo anche a creare tipo delle montagne, delle colline con quella carta un po' marroncina che si usa per il presepe. Mettevamo il muschio, mettevamo le pietroline, quelle tipiche da presepe, quindi facevamo anche il terreno tutto particolare. Avevamo un cammello gigantesco che dominava tutto il presepe, perché diciamo che quel cammello era grande quanto la capanna, quindi era un po' sproporzionato, però tutto sommato era la parte ironica del presepe, quindi era anche carino. Quindi insomma, facevo un presepe veramente bello, veramente molto molto ricco. E ovviamente anche l'albero. Adesso, come vi dicevo, ho la casa piccola, quindi faccio l'albero che in realtà è gigantesco, se andiamo a vedere è più grosso di casa mia, però mi piace così, e il presepe lo tengo sotto, è un pochino più modesto come dimensione, però ci tengo comunque a fare tutti e due. Poi, hai tradizioni per la vigilia di Natale e per il Natale? Sì, io lo passo in famiglia, la vigilia di Natale lo passo con la mia famiglia, il Natale lo passo con la famiglia del mio compagno. Quindi stiamo parlando di cene, di pranzi, di apertura del regalo, quindi sì. L'unica tradizione che ho, diciamo, un po' più, diciamo, particolare, se così la vogliamo chiamare, è quella che vi dicevo prima, quindi nel pomeriggio della vigilia di Natale con il mio compagno andare a messa io e lui da soli, scegliendo anche un orario dove c'è meno folla, quindi dove c'è un po' meno gente rispetto alla classica messa di mezzanotte. E questa è un po' forse l'unica tradizione esterna a tutti gli altri parenti, altrimenti poi lo passo in famiglia, quindi questa è un po' la tradizione. Poi, cena da passare in casa o fuori? Beh, ho risposto praticamente nella domanda prima, io lo passo in famiglia, quindi sicuramente cena da passare in casa con la famiglia. Anche se io non escludo che magari in futuro ci potrebbe essere un'occasione per cui passare anche la cena di Natale o della vigilia magari fuori casa, però deve essere un'occasione veramente particolare, perché altrimenti per andare a cena solo così, tanto per andare a cena, allora magari scelgo un'altra serata perché in quei giorni sto in famiglia. Poi, vacanze bianche o vacanze con la famiglia? Dunque, vacanze bianche, se si intende sulla neve, no, perché io odio la neve, io non sopporto andare sulla neve, quindi vacanze bianche assolutamente no. Però non faccio neanche le vacanze con la famiglia, nel senso che se io nel periodo delle feste di Natale vado in vacanza, vado da sola con il mio compagno e solitamente scegliamo dei posti che siano abbastanza caldi, quindi non necessariamente i Caraibi, però comunque non andiamo in montagna, ecco, quindi al limite andiamo in una città, però non posti particolarmente freddi. Quindi le vacanze non le faccio né bianche né in famiglia, perché eventualmente con il mio compagno io e lui da soli. Adorni la casa? Sì, mi piace tantissimo, faccio l'albero, faccio il presepe, metto lui, che ve l'ho fatto vedere prima. Poi io ho un arco in casa, è un arco che praticamente divide il salotto dalla camera da letto, diciamo così, e in quest'arco io vado a mettere anche lì degli addobbi particolari, quindi magari un po' di agrifoglio, un po' di cose di questo genere, quindi sì.
Poi, se adorni la casa come? Ecco, non avevo letto la domanda dopo e ho già risposto in quella prima. Comunque l'adorno in questo modo. Outfit natalizio. Io non ho un outfit, diciamo, particolare. Mi vesto un po' come mi va di vestirmi, nel senso che non mi metto delle cose specifiche solo perché è Natale. Mi piacerebbe ritrovare, perché l'ho persa e non la trovo più, la mia spilla con l'albero di Natale, perché era l'unica cosa un po' natalizia, un po' particolare che l'anno scorso avevo indossato. Avevo messo una maglia e poi sopra questa maglia avevo messo la spilla con l'albero di Natale. Ne ho anche una col pupazzo di neve, non le trovo né una né l'altra. Non so dove siano finite, non so dove le ho messe, non riesco più a ritrovarle. Se le ritrovo, magari l'unica cosa appunto a tema natalizio che indosserò sarà quella, se no altrimenti mi vesto in un modo abbastanza normale, ecco, non metto cose particolari. La tua canzone di Natale? Beh, sapete, se avete già visto qualche video precedente, che la mia canzone di Natale preferita è Last Christmas, però mi piacciono anche le altre canzoni, quelle più classiche, quindi tipo Bianco Natale, Jingle Bells, insomma, tutte quelle canzoni classiche natalizie, io le ascolto comunque volentieri. Poi, il film preferito di Natale, il film, dunque io in altri video ho citato The Christmas Carol, però in realtà mi piacciono anche altri film, quello forse è quello che mi piace di più, però mi piacciono anche film come Miracolo nella 34esima strada, quello vecchio però, quindi non quello a colori, ma quello in bianco e nero. C'è un film che, se non avete visto, io vi consiglio di vedere perché è veramente particolare, che è Parenti Serpenti, ed è un film che ha degli aspetti, secondo me, molto molto particolari. Quindi è un film di Natale che almeno una volta nella vita, secondo me, bisogna vedere. E poi ci sono anche tutti quei film commedia, divertenti, e poi ci sono le fiabe fanno Natale in qualche modo, quindi le fiabe classiche, Cenerentola, Biancaneve, La Bella Addormentata nel Bosco. Devo dire che se nelle feste di Natale mi capita di trovarle magari facendo zapping, cosa che io raramente faccio in realtà, però se mi capita, magari qualche volta mi posso anche soffermare a guardarle. E poi ci sono una serie di favole che hanno fatto in televisione, credo che la produzione sia tedesca, e sono favole che vanno a riprendere quelle storie un po' particolari, come ad esempio La figlia del mugnaio, Il tavolino magico, La guardiana d'oche. Avete presente quelle favole? A me le leggevano queste favole quando ero piccola. E avevano fatto appunto questa serie TV che era tutta dedicata alle favole, l'avevano fatta proprio sotto Natale qualche anno fa. Ed è una produzione tedesca. Adesso io non mi ricordo di preciso il titolo, però ve lo lascio magari linkato sotto in descrizione, oppure insomma in qualche modo ve lo faccio sapere, ecco, perché quelle secondo me sono carine da vedere nelle feste. Poi, prossima domanda. A Natale l'atmosfera è magica? Io credo che l'atmosfera sia magica se noi la viviamo con. A Natale l'atmosfera è magica? Beh, io non so se l'atmosfera è magica, diciamo così, di per sé. Diciamo che se noi sentiamo l'atmosfera magica, vuol dire che noi stiamo facendo qualcosa, la stiamo vivendo in un modo tale da renderla magica, perché io non credo che sia magica a prescindere. Credo che ognuno di noi la possa sentire più o meno magica a seconda di come viviamo il Natale, a seconda di quello che facciamo, di quello che ci succede, delle persone che magari frequentiamo, insomma, credo che dipenda veramente da tantissime cose. Però per quanto mi riguarda, quindi io rispondo a questa domanda parlando di me, io dico che effettivamente l'atmosfera Natale un po' è magica, perché io la sento abbastanza magica, perché mi vivo il Natale in un modo particolare. Cosa chiedi a Babbo Natale? Caro Babbo Natale, io ti chiedo solo salute e serenità per me e per la mia famiglia e non voglio altro. Ultima domanda, tagga chi vuoi. Dunque, io per questo tag, oltre a taggare tutte le persone che desiderano farlo e che amano il Natale, in particolare vorrei taggare Sara Magic 15, Federica
Franci Beauty Lover 81, Lady Dark Makeup, La stanza di Scarlett e le ragazze del gruppo Facebook The Colors of YouTube, che hanno già fatto un video tag, che è quello in collaborazione che abbiamo fatto comunque tutte un po' di tempo fa. Ma se avete voglia di farne un altro, volete immergervi ancora un po' nell'atmosfera natalizia, siete taggate. Io adesso mi fermo, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.